quando c'è il divertimento, quando c'è l'emozione nel fare le cose, si raggiungono degli obiettivi importanti. Abbiamo conosciuto questa realtà del PowerShare Football, ci siamo innamorati di questo sport e abbiamo deciso di fondare questa prima società della provincia di Brescia e terza in Lombardia. Siamo qui a Poignago del Garda per il primo trofeo Brixia della Val Tenesi. Abbiamo colto l'occasione al volo perché è stata una proposta molto importante che abbiamo voluto fortemente. Speriamo che questo possa essere di buon auspicio perché i sogni sono dei bambini, ma siamo noi grandi che li dobbiamo portare a termine. Io sono una fisioterapista del Policlinico di Milano. I genitori arrivano il giorno dopo della diagnosi, quando viene detto loro che il loro bambino ha l'asma. E molti mi hanno chiesto, arrivando alle visite, se c'era qualcosa che potessero fare al di là della fisioterapia. Stare insieme e usare la carrozzina con l'emozione, col movimento, con la fatica di rincorrere una palla per portarlo in porta, riesce a far sentire questi ragazzi dei supereroi. I nostri bambini sono molto emozionati e hanno trasmesso anche a noi questa emozione, sperando che possa essere l'inizio di una bellissima avventura. Invito tutti gli sportivi a avvicinarsi e vedere questo sport, perché parliamo di persone vere e che fanno qualcosa di straordinario ed interessante. Quindi viva lo sport e viva il divertimento e viva il calcio!